avrei bisogno di altro che... Mi sono bruciato un ditino col fegamino poco fa. Ho tesoro tutta mattina e qualche cosa. È inutile che ciò che ti teniamo non nascosto. Oh, Oliver! È possibile che non ti ricordi cosa è successo un anno fa in questo giorno? È stato quando sono caduto dalla bicicletta e mi sono fatto male. No, Oliver! Cerca di ricordartelo. È una cosa che riguarda te e me. Mi arrendo. Non riesco proprio a ricordarlo, non c'è che fare. A meno che non sia il giorno che t'ho sposata. È questo! È esattamente un anno che tu sei la mia metà. Ma come ho potuto dimenticarlo? Molti auguri, signorati! Ma no, che non l'avevo dimenticato. Oh, faremo festa. Sì, sì, faremo festa. Quanto ho aspettato questo giorno! Io ho pensato di preparare un banchetto solo per noi due, come ho fatto un anno fa. Sei tanto buono. E io tanto cattivo. No, qui non lo sei. Mangeremo insieme noi due soli soletti. Mm-hmm. Poi andremo a farci giove nel parco e io, tenendoti stretta la mano nella mano, sussurrerò dolci parole d'amore nel tuo orecchio. Oliver! Oh, felicità! Oh, suprema felicità! Potresti darmi un dollaro in più di quanto mi dai di solito oggi? Non ti bastano i 70 centesimi al giorno che ti do? Di solito sì, ma oggi è un giorno speciale. E ti prego, non domandarmi che cosa ne farò. Deve essere una sorpresa. Oh, Oliver, certo, ti darò un dollaro e 20 centesimi in più. Oggi, eh? Let's, e un'altra cosa. Ti dispiace se uso la tua macchina? Sarò fuori solo un'ora. Certo, cara, ma mi raccomando, torna presto, tesoro. Grazie. Non ti dico neanche ciao, pupilla dei miei occhioni. Ti dico solo, scusami per un'ora sola. Buongiorno, signora Gilbert. Buongiorno, signora Harry. Che bella giornata che oggi, limpida, calda, eccetera, eccetera. Sì, bella davvero. E voi, come speciale, è l'anniversario del mio matrimonio. Anche per me è un giorno speciale. E finalmente torna mio marito dopo 2 mesi di caccia in Africa. Oh, bene. Allora sarei molto contenta anche lei. Sì. Congratulazioni. Oh. Oh, non ci dico, ci penso io, è questione di un momento. Ben arrivato, caro. Ti presento il signor Harvey, mio marito. Oh, piacere di conoscerla. Non l'aspettavamo così presto. Ecco, ci tenevamo la mano. Ci stringevamo la mano e allora la signora ha lasciato cadere i giornali. E ci possiamo alzare, detto, no? Beh, sarà meglio che me ne vado. Piacere di averla conosciuta. Oh, scusi, avevo sbagliato, mi dispiace. Arrivederci, signor... Oh, grazie. Arrivederlo, signor Gilbert. Chi è quel pazzo? Il signor Harvey abita nell'appartamento di fronte al nostro. Sono tanto contenta che tu sia tornato. Oh, buongiorno, Jim. Buongiorno, signor Harvey. Che novità ci sono? Leggevo di quel tale che è rimasto in trincea per 20 anni perché non sapeva che la guerra era finita. Oh, mi domando come si può ad essere così stupidi. Guardi, qui c'è il ritratto. Oh. Pensi così non è mai conosciuti? No. Oh, sì che ne ho conosciuti. Permesso. Grazie. Prego. Discesa.
Oh, non sei cambiato affatto. Anche tu sei lo stesso. Se non ti avessi visto, non ti avrei riconosciuto. Sono contento di vederti. Anch'io sono contento. Hai sentito la mia mancanza? Oh, se l'ho sentita. Anch'io lo so. Beh, come vanno le cose? Oh, vanno magnificamente. Lo sai che sono sposata? Ma no, davvero? Sicuro. Ti hai sposato, Fifi? No. Lulu? No, no. Camilla? No. Ho capito, Fanny. No, no, non la puoi conoscere, è una di qui. Oh. Te la farò conoscere, è la donna più buona e più cara che ci sia al mondo. Davvero? E come cucina sei. Cucina? Cucina? Quando avrai messo le gambe sotto la mia tavola... Oh, scusami. Quando avrai messo la gamba sotto la mia tavola e affonderai i denti in quelle bistecche spesse e sugose, coperte di funghi, o in uno sfornato di trasuta buono sciolto, o in uno di quei dolci a sette strati che nuotano nella panna, vedrai. E i fagioli? Avrai anche i fagioli, se vuoi. Avrai tutto quello che il tuo cuore desidera. Beh, grazie della visita, Olio. Spero che tornerai qui a trovarmi qualche volta. Devo lasciarti adesso. Ma dove vai? È l'ora del rancio. Vado a mangiare. Ma tu mangi qui, tu verrai a casa mia a mangiare con me. Davvero? Una di quelle bistecche coi funghi sopra. Grazie, Al. Non c'è di che, Teddy. E ricordati bene che d'ora in poi la mia casa è la tua casa. Grazie, Al. Non c'è di che, Teddy. E che non ti lascerò mai più per un solo momento. Grazie, Al. Non c'è di che, Teddy. Non ti agitare, stai calmo. Sono felice di averti ritrovato, Teddy. Olio, è proprio come nei bei giorni della guerra. Io e te ancora insieme. Mi hai tolto la parola di bocca, Teddy. Però, di la verità, ci siamo divertiti. Altro che. Ti ricordi com'ero stupido io? Sì. Sono molto migliorato. Questo mi fa veramente piacere. Scusa un momento, Olio. Dove vuoi andare? A bere un sorso d'acqua. Fretta, sediore, tu. Te la vado a prendere io. Io volevo solo arrivare alla manichetta. Proprio che ti vuoi disturbare tu. Stai a sedere che la manichetta te la porto io. Levati da quella sedia. Piano, piano.
Come si promette di insultare il mio amico? La sedia è mia e la voglio subito. E io gliela darò quando mi farà comodo. Ah sì, davvero? Sì, proprio davvero. Oh. Beh, adesso me la dai la sedia. Pensandoci bene, sì. No, che ti porto al male, Telio, ti porto io. C'è l'autista? Allora spostalo tu!